E carissimi amici ed amiche, un breve video di aggiornamento sul caso di Sheron Verzeni. Perché in questo caso qui si succedono delle novità ore per ore, non delle novità clamorose, ma delle novità, secondo me, significative. E la novità, la novità significativa che è confermata da Fonte autorevole come Corriere della Sera, Sky TG24, Rai News e che è venuto fuori il contenuto di quella brevissima telefonata al 112 da parte di una Sharon Moribonda Lei dopo essere stata accortellata si trascina per alcuni metri, riesce a prendere il suo cellulare e a comporre il 112 e riesce a dire... Aiutatemi, mi ha accortellato. Mi ha accortellato. Poi non ce la fa più a proseguire e cade lì a terra, dopodiché subito dopo arrivano questi fidanzati che trovano ancora la telefonata online. Questa cosa per me è di fondamentale importanza, che va nella direzione della persona conosciuta per cui tutti i dubbi che indirizzavano verso il convivente non fanno altro che essere rinforzati perché capirete bene che dire mi ha accortellato non è la stessa cosa che dire mi hanno accortellato così sembrava all'inizio così era stato detto genericamente e questo faceva presumere anche la possibilità Generica, che lei non avesse la più pallida idea di chi fosse, però il dire mi ha", mi ha accoltellata è qualcosa di molto significativo. E quindi soprattutto questo si inquadra nelle indagini che sono sempre diciamo, più distrette e quando leggo un'altra intervista al, al papà di Sergio, che fa ancora una volta l'ipotesi che c'è il costeggiatore del bar, il costeggiatore che è stato respinto. Credo che questo manchi anche di rispetto alla memoria della ragazza. Perché parlare, parlare ossessivamente di un costeggiatore che stava al bar e che poi non esiste perché non detto da nessuno, non testimoniato da niente, non mi sembra troppo rispettoso. Poi addirittura che eh, sono state due persone ad, ad accortellare, una davanti e una da dietro. Insomma, qualcosa mm, eh, che, che mi dà l'idea di voler allontanare, più che mai, uh, un'ipotesi, un'idea, insomma, sul proprio figlio, penso io. Poi c'è tanta gente che parla, vi, vi dirò, oh, insomma... Poi magari di un video di domani che ho visto tanti commentatori tanti criminologi eh, su vari blog che parlano ma evidentemente senza sapere senza sapere esattamente come si sono svolte le, le cose An anche personaggi importanti come carmelo lavorino insomma che mi ha lasciato un po basito attonito perché mh, Fatti ipo ipotesi a 360 gradi che uno contraddicono l'altro, una cosa veramente eh, che non si riesce a capire. Invece, qui bisogna entrare nello specifico, restringere molto il campo di inchiesta. Non si può fare un ragionamento a 360 gradi quando di questi gradi sono stati eliminati man mano da un mancato riscontro. Quindi, oggi. Questa notizia, che è confermata, che la ragazza disperatamente chiede aiuto e dice: Mi ha accoltellata, non fa altro che restringere il campo e portare sempre di più l'idea verso un segreto, qualcosa della coppia, qualcosa della coppia. E permettetemi di chiudere questo breve aggiornamento dicendo che. Proprio eh, questo criminologo, ma già an ancora altri, dicono cose incredibili ancora sull'alibi. Dicono che questo convivente ha un alibi difeso e che quindi bisogna dimostrare che il suo alibi non è valido: è concettualmente qualcosa di ridicolo e sbagliato. Sbagliato perché lui non ha l'alibi. Cioè, una persona che dice in generale che dorme, questo non è un alibi, è una parola ma non è un alibi, quindi non è che bisogna dimostrare che egli non ha l'alibi. No, l'alibi lo deve dimostrare chi dice di averlo. Quindi il fatto di dormire da solo in casa semplicemente non è un alibi, non è un alibi. Quindi veramente mi meraviglia che anche dei cosiddetti professionisti del settore si sposino questa idea che una persona che dice di stare a casa a dormire ha un alibi, semplicemente un alibi, non lo ha. Quindi vi saluto per il momento, se vi saranno novità in giornata ci risentiremo. Vi ripeto, la notizia è che in quella telefonata disperata di Sharon lei dice aiutatemi, mi ha, mi ha accoltellato. Questo è tutto, grazie per il momento, buona giornata a tutti quanti voi.